Buonasera e benvenuti da Borsare Strumenti Musicali. Oggi è un vero piacere per me presentarvi questo strumento usato, d'occasione. Si tratta di un CVP 301. È uno strumento al quale sono particolarmente affezionato perché l'ho posseduto anch'io personalmente e l'ho tuttora a casa. È uno strumento abbastanza datato, quindi penso che avrà circa una decina d'anni. Però è uno strumento che, come vedrete, non sfigura nemmeno con gli strumenti attuali, perché ha un'ottima tastiera sotto le mani, quindi che è una GH3, una tastiera che viene utilizzata tuttora, e ha, essendo un prodotto della serie CVP, è veramente pieno di suoni di altissima qualità, ritmi, accompagnamenti, ha praticamente ancora l'ingresso floppy, però in verità è un ingresso floppy USB, quindi posso togliere il floppy e mettere anche una chiavetta normale, una pendrive. Inoltre c'è anche l'SD card, che anche queste, come vedete, sono cose che sono assolutamente sparite, però diciamo ha tutte le connessioni attuali, quindi USB, SD card e veramente un'ottima amplificazione, serrandina di chiusura. Era diciamo uno strumento che si aggirava come il prodotto attuale a 2500 euro, quindi noi abbiamo messo veramente in offerta, però ci ho tenuto a farvi questo video proprio per farvi capire quanto prodotti anche Yamaha un pochettino datati invece abbiano una qualità veramente molto alta. Partiamo! Il suono, come avete sentito, è campionato molto bello, ha un suono anche qui nei bassi, risponde veramente molto bene, ma la cosa bella è che sembra di avere un pannello di un'astronave o un pannello di un aeroplano. È molto bello perché ho possibilità di andare chiaramente a scegliere tutti i suoni che voglio con estrema facilità. Vi faccio un esempio pratico, metto ad esempio una chitarra, allora andiamo a selezionare chiaramente la voce della chitarra. Anche di mettere due voci insieme più una voce nella mano sinistra. Vi faccio sentire qualche altro suono, tipo. Ci sono veramente tanti suoni presenti nella macchina, molto belli ci sono anche i cori, che sono veramente molto belli, la voce umana. Un bellissimo piacere suonarlo e ribadisco una ricchezza di suoni veramente alta, trombe, clavicembali, sintetizzatori, veramente un parco strumenti molto alto. Addirittura ci sono anche tutti gli organi Hammond con i drawbars che possono essere col display modificati. Poi abbiamo un sequencer a 16 tracce per poter registrare in maniera molto semplice una traccia sull'altra e chiaramente puoi portarlo sulla pendrive o in questo caso con le altre forme di archiviazioni che sono presenti nella macchina. Molto carino e interessante sono anche le percussioni che sono in dotazione con la macchina. Ad esempio, se prendo i drum kit tipo questo. Eccetera. E poi strumenti da percussione tipo il vibrafono.
destra. Quindi, come vedete, veramente una macchina veramente molto ricca. Poi un'altra cosa interessante è che ha tutte le luci che si illuminano. Quando io vado a mettere un brano che lo vado a caricare, lui mi insegna a suonare seguendo le lampadine, che anche questa è una cosa sicuramente molto accattivante, soprattutto per i bambini. Quindi è una macchina, ribadiamo, datata, ma ancora assolutamente attuale, quindi con un suono veramente bello, che è difficile anche migliorare nei prodotti attuali, la possibilità di avere un sequencer a 16 tracce, essendo proprio della serie CVP, che è la serie dedicata ai ritmi uniti alla tastiera pesata del pianoforte. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, spero che questo video vi sia, diciamo, servito. Se volete venire a provare questa occasione finché sarà presente in negozio, perché credo che durerà poco visto il prezzo, comunque potete venire a conoscermi e a toccare con mano i nostri prodotti. Vi invitiamo a iscrivervi sul nostro canale YouTube. Se volete acquistare il pianoforte vi metterò il link nella descrizione per acquistarlo direttamente, però vi dico subito che non lo spediremo, perché essendo un prodotto molto grande si può ritirare solamente a mano in negozio. Vi saluto e vi ringrazio e alle prossime. Ciao!